All'ospedale Gravina di Caltagirone sono stati effettuati tre trapianti di cornea negli ultimi 2 giorni. Trattasi di interventi di alta chirurgia che sono stati eseguiti dallo staff medico e infermieristico retto dal primario di oculistica Salvatore Zileggi. Tre pazienti sono stati quindi sottoposti ad altrettanti trapianti di cornea. Ciò ha permesso loro di tornare a vedere nell'arco di poche ore e di ritrovare uno dei doni più grandi della vita, ovvero la vista. Interventi che sono consistiti in un trapianto di cornea lamellare anteriore a una donna di 49 anni affetta da cheratocono, un trapianto di cornea lamellare posteriore a un uomo di 74 anni con scompenso endoteliale e infine un trapianto di cornea totale a un uomo di 46 anni di nazionalità straniera che aveva subito una grave lesione alla cornea. Siamo riusciti a farli grazie alla generosità delle famiglie che hanno donato questi tessuti. Hanno donato le cornee di loro parenti deceduti all'ospice di Caltagirone e grazie alla rete che si è venuta a creare con la banca degli occhi di Mestre che poi analizza, tipizza queste cornee e ce le prepara per i trapianti, siamo riusciti a ridare la vista a tre pazienti che risiedono nel Calatino. Gli interventi sono stati eseguiti con tecnologie moderne di ultima generazione e resi possibili anche grazie ad una proficua sinergia con il Centro Regionale Trapianti e la Banca degli Occhi di Mestre, struttura con la quale collabora l'Hospice di Caltagirone nelle procedure di donazione delle cornee. Da qui l'appello del primario Salvatore Sillecci ad incentivare la cultura delle donazioni. Ci vuole la donazione, i siciliani non sono meno generosi dei cittadini delle altre regioni d'Italia, quindi se c'è la donazione possiamo dare la vista a tanti pazienti che hanno necessità di effettuare trapianti di cornea e evitiamo che questi pazienti vadano fuori regione. Possiamo riuscire a fare questo in Sicilia creando una rete fra gli operatori sanitari, anche il mondo sociale e anche il mondo cattolico ci può dare una grossa mano in questo, convincere i residenti nella regione siciliana a donare i tessuti, di modo che riusciremo nell'arco di alcuni anni ad avere questi tessuti sufficienti e a creare anche una banca degli occhi.